Cari amici, buongiorno a tutti. Ecco, oggi martedì della seconda settimana di Pasqua ci rincontriamo un'altra volta per condividere la parola di Gesù. Ed ecco che oggi nel Vangelo noi abbiamo la continuazione di quel discorso, di quell'incontro di Gesù con Nicodemo, Nicodemo che va da Gesù. E il Vangelo inizia in modo molto semplice, riprende gli ultimi versetti, no? Perché quello è il punto centrale, diciamo così, l'obiettivo che vuole insegnare, che Gesù Cristo vuole insegnare. Quindi riprende dicendo: non meravigliati se ti ho detto, dovete nascere dall'alto, il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va, così è chiunque è nato dallo Spirito. Dopo di queste parole, ecco che Nicodemo fa la grande domanda, che magari è la domanda anche di ciascuno di noi. Come può accadere questo? Ecco perché la domanda di ciascuno di noi, perché anche noi, sentendo le meraviglie che il Signore dice, sentendo anche, vedendo la testimonianza, no, nelle prime letture, la testimonianza della Chiesa primitiva, il modo come loro vivevano, una cosa meravigliosa, una cosa molto bella, un modello, un ideale per tutti noi, e ci viene la domanda, ma come può accadere questo? E allora ecco che Gesù le risponde in una maniera molto bella e le fa fare il primo passo per questa vita nuova. Se vi ricordate ieri, quando questi due, Nicodemo e Gesù, si sono incontrati, Nicodemo che cosa ha detto? Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio. Ossia, Rabbì, io so. E allora Gesù risponde a Nicodemo in questo modo: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Cioè, tu sei maestro di Israele e non lo sai, ecco che contraddice. Gesù che cosa sta realizzando allora? Sta convincendo Nicodemo che lui non lo sa, non sa delle cose. Ecco che la grande difficoltà nel nostro atteggiamento di fronte al Signore, di fronte alle sue realtà, alle sue cose che lui ci presenta, di fronte alla Sacra Scrittura, la difficoltà di Nicodemo di comprendere la parola di Gesù è a causa di questo suo atteggiamento di presentarsi davanti al Signore dicendo io so. E allora ecco che quando uno arriva con questo atteggiamento si trova in grande difficoltà. Di fronte a Dio, quando si sta dinanzi a Lui, l'atteggiamento deve essere quello di semplicità, di umiltà, del non lo so, perché chi lo sa sei tu il Signore e non io. È questo l'atteggiamento, è questo il principio di una vita semplice. San Giovanni della Croce, nella salita del Monte Carmelo, insegna che se vuoi arrivare a sapere tutto è necessario non sapere. Se vuoi arrivare a possedere il tutto è necessario non avere. Ed ecco, e poi continua il discorso. Dopo avremo occasione di fare altri video su San Giovanni della Croce, ma questo un po' più in là. Ma questo vi ho citato per farvi vedere che per comprovare come Gesù sta guidando Nicodemo a questa via di spogliamento, di semplicità e di umiltà. Questo è necessario, questo è fondamentale per vivere la vita nuova, la vita nello Spirito Santo. E allora che cosa io devo fare in questo momento? È la fede cristologica, ossia accogliere la testimonianza, la predicazione di Gesù Cristo. Gesù dice, noi diciamo quello che noi sappiamo, quello che noi abbiamo veduto. Solo il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo può parlare delle cose del cielo. Per cui il primato di Gesù Cristo nella nostra vita, della sua predicazione, della sua parola è il principio per questa vita nuova. E allora quando uno accoglie la parola del Signore, trova una risposta alle sue giuste speranze, alle sue giuste attese, perché Nicodemo, come maestro di Israele, di sicuro era uno che conosceva le scritture, l'ha predicata, l'ha testimoniata, l'ha commentata, ma come il Signore doveva compiere la promessa messianica, quello lì è il mistero per tutti noi fino ad oggi, è quello che mette la nostra intelligenza in crisi, in difficoltà. Ma se io semplicemente, con un atteggiamento umile, semplice, accolgo che è il Signore che sta guidando, è il vento che soffia, lo Spirito Santo, non so di dove viene né dove va, ma perché è lo Spirito Santo, so che si tratta di Lui, mi lascio guidare, mi lascio portare. E quindi lo Spirito Santo, la sua voce, dove noi la troviamo? Principalmente in due luoghi, come ci fanno vedere i maestri di vita spirituale, i santi.
nella predicazione e soprattutto nella Sacra Scrittura. Ecco perché fede cristologica, accogliere la parola, la testimonianza di Gesù Cristo. Questo è il principio, un atteggiamento umile e di semplicità. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, io vi saluto e ci vediamo nella prossima. Ciao, ciao a tutti.